Siamo a Poggio Mirteto, da Ecofattorie Sabine, e siamo col signor Marco Di Pietro. Ecco, ci spiega che cosa fate, di che cosa vi occupate qui a Ecofattorie. Allora, prima di tutto Ecofattorie è una cooperativa fatta da tanti produttori che hanno raggruppato il punto vendita in un unico luogo, dove abbiamo ottimizzato la vendita dei prodotti dei soci. Questo è quello che facciamo qui. Adesso vi faccio vedere come è dentro il nostro negozio, punto vendita, e dove facciamo la lavorazione dei formaggi. Avete solo formaggi o anche altre cose? Facciamo formaggi, ricotta, tutti i tipi di formaggi di pecora. Allora ci fa vedere? Certo, vi accomodate. Adesso dove siamo? Adesso siamo nel caseificio aziendale, dove trasformiamo il latte di tre soci che sono nel giro di 5 km dal punto di lavorazione. Adesso state vedendo la cagliata che viene rotta e portata a temperatura di 45 gradi. Questo, quando sarà tutto tagliato, verrà messo negli stampi e formato in forme di formaggio. Quindi, tra le tante qualità, possiamo dire che è un latte a chilometro zero. Certo, certo. È prodotto nella Sabina. Stanno proprio tirando fuori il formaggio. Come si chiama questo? Questo qui è quello che diventerà il caciomagno, un nostro prodotto che è una delle 10 eccellenze del Lazio. È un formaggio, è uno stracchino invecchiato di pecora. Adesso dove siamo? Adesso siamo nella cella frigorifera, dove c'è la salamoia, dove viene salato il formaggio, e ci sta un giorno, 24 ore ogni chilo. Se una forma è di un chilo ci sta un giorno, se di 2 chili ci sta 2 giorni, e così via. Questo è un formaggio all'origano.
Adesso siamo nel punto vendita e questo è il banco dei formaggi, dove potete vedere il caciomagno, che è quel formaggio che avete visto che stavano facendo prima, dove c'è il pecorino fresco, il primo sale, il formaggio stagionato 2 mesi, gli aromatizzati, e là può vedere lo stagionato anaerobico, perché è maturato senza ossigeno, senza aria anzi, e quello laggiù è il formaggio di 2 anni. Adesso dove siamo? Sembra il cavo di una banca. Questa è la nostra cella di stagionatura, dove ci sono i formaggi dai 4 mesi in su. E qui abbiamo, come potete vedere, l'anaerobico, e si riconosce dalla forma esterna molto bucciosa, bruzzolosa, e la forma non è perfettamente circolare. Di là può vedere il formaggio stagionato di 1 anno. Adesso vediamo una panoramica un po' di tutti i prodotti che avete. Qui ci sono i prodotti dei soci e anche quelli dei non soci, ma tutte eccellenze per secondo noi. Vedete, questa è una pasta che fanno a 500 metri da qui. Tutta roba sul territorio o delle regioni limitrofe, Umbria, Abruzzo. Dal 2016 abbiamo deciso anche di far mangiare i nostri prodotti direttamente nel nostro punto vendita ed abbiamo creato questo ambiente per poter fare taglieri oppure la nostra cucina tipica del luogo. Mi tolga questa curiosità, è vero che voi avete un formaggio spaziale? È vero. Dopo aver preso questo premio qui, la Regione Lazio aveva finanziato la spedizione di Vittori sulla base internazionale che orbita intorno alla Terra e ci hanno chiamato per poter mandare il formaggio nella base orbitante, quindi noi abbiamo mandato formaggio nella base nello spazio. Non è facile al giorno d'oggi avere un prodotto che sta nello spazio anche. I nostri prodotti li potete trovare nei negozi di biologico specializzati in Roma, da Italy, e in tutti i negozi dove il prodotto viene valutato per quello che è. Noi non diamo prodotti alla grossa distribuzione. Signor Sindaco, su che si basa l'economia di Poggio Mirteto? È da tanti anni che l'economia di Poggio Mirteto sostanzialmente è
principalmente si basa sui servizi. È un centro che si caratterizza per avere un po' la centralità degli altri comuni intorno, e pertanto diciamo la presenza di molti servizi, dalle scuole agli uffici finanziari agli uffici pubblici, è stata questa la peculiarità principale di Poggio Mirteto, che però si è arricchita col tempo anche di realtà artigianali, operatori economici nel campo dell'agricoltura, nel campo anche delle iniziative private come turismo, servizi alla persona, e pertanto diciamo questo ha creato sempre l'interesse da parte di piccoli centri che caratterizzano la Sabina come punto di riferimento avere Poggio Mirteto. Ecco, quindi siete un punto di riferimento per i paesi vicini. In questo momento di Covid, insomma di difficoltà che stiamo vivendo, come vi siete organizzati? Diciamo che è chiaro, è cambiato un mondo come in tante altre realtà del nostro paese, e abbiamo cercato anche in questo frangente di tenere questa, diciamo, questo nostro, questa nostra caratteristica di tenerla bene presente, di collegarci anche con gli altri comuni, se non altro anche come servizi da fare in modo sinergico, posso dire, dal sostegno alla persona, dal mantenere vive certe attività nel territorio, adesso anche nella ripartenza delle scuole, ragionare con gli altri comuni anche in termini di trasporti scolastici piuttosto che anche di servizi sanitari per farli ripartire anche in collaborazione con l'ASL, così da far sì che insomma la mobilità sia sempre presente e che poteva dare, diciamo così, una risposta alle esigenze e ai bisogni del nostro popolo sabino e anche chi frequenta questi luoghi. Ecco, stava parlando proprio di difficoltà, nella scuola ci sono un po' da tutte le parti, qui come siete organizzati, che cosa avete potuto fare? Diciamo che sin dalla prevista apertura del 14 settembre, diciamo in qualche istituto si è partiti sin da questa data, e qualche comune insieme con, diciamo in concordia con la dirigenza scolastica si è partiti il 24 subito dopo le elezioni. Diciamo che in questi, ecco, oggi sarebbe il terzo giorno ufficialmente che c'è questa nuova ripartenza scolastica, e sembra, diciamo, incrociamo sempre le dita, insomma penso che al momento sia soddisfacente l'avvio delle scuole, anche perché in concomitanza non solo Poggio Mirteto ma anche in qualche altro paese intorno molti plessi scolastici erano interessati anche da lavori di ristrutturazione degli edifici, pertanto dobbiamo essere molto cauti, ma insomma anche con un po' di soddisfazione stiamo affrontando questo tema. Si ritiene soddisfatto del comportamento dei cittadini per le norme per la difesa del Covid? Ma sostanzialmente sì, è certo che periodicamente sia io sia i sindaci intorno lanciamo degli appelli al rispetto delle norme, al rispetto, diciamo, di quello stile di vita che in qualche modo deve caratterizzarci da qui in avanti per poter convivere con questa nuova emergenza sanitaria. Ecco, quali sono gli appuntamenti tradizionali di sagre, di manifestazioni da parte di Poggio Mirteto, che cosa avete dovuto rinunciare in questa fase? Beh, principalmente, diciamo, proprio all'inizio di questa emergenza, stavamo nel periodo di carnevale e abbiamo dovuto rinunciare a una grande manifestazione poggiana che insomma la caratterizza da molti anni, che è il Carnevalone Liberato. Proprio la settimana prima, diciamo, perché è così, noi siamo la città dei due carnevali, cioè il carnevale tradizionale che si era svolto l'ultima domenica di carnevale, e subito in quella settimana c'è stato le prime misure drastiche a livello nazionale e non ci hanno concesso di poter svolgere il Carnevalone Liberato, che si svolge storicamente la prima domenica di Quaresima, che richiama molte persone da tutta Italia addirittura, per cui era più che mai cauto prendere un provvedimento di questo genere, ed è una manifestazione anticlericale che però trova attrazione perché la satira è
l'attrazione anche così carnevalesca, insomma, è molto apprezzata, diciamo, cercando, ecco, di non farla magari trascendere in cose, diciamo, di intolleranza, e viene veramente molto apprezzata e molte persone vengono da tutte parti d'Italia. Quindi il prossimo appuntamento per questa una manifestazione quando è? Sarà l'anno prossimo, sperando che questa emergenza si sia un po' attenuata. Per il resto le altre manifestazioni le abbiamo sicuramente un po' tutte riviste, c'erano per esempio molti appuntamenti di conferenze ogni 15 giorni che fanno delle associazioni qui del luogo, gli amici del museo, che sono molto apprezzate, però fatti in luogo chiuso, sono dovute interrompere, o anche le tradizionali manifestazioni del patrono di San Gaetano del 7 agosto si sono riviste, si è limitato semplicemente a fare dei piccoli momenti di raccoglimento religioso, oppure anche la rassegna del cinema, per esempio, molto nota e molto apprezzata negli anni del grande cinema italiano, è stata rinviata e diciamo, si è svolta con delle misure di contenimento per l'emergenza, diciamo più ridotta, ma comunque si è svolta alla fine di luglio, ai primi di agosto, per cui posticipata di circa un mese. E altre manifestazioni, comprese quelle sportive, comprese quelle ricreative, ovviamente come in tutte le altre parti d'Italia, si sono interrotte. Ecco, a meno di un'ora da qui arrivano 10-12 milioni di turisti. Avete mai fatto qualche cosa per da Roma portarli anche qua con tutte le bellezze che avete? Molte iniziative si stanno svolgendo, insomma, molti operatori anche del territorio si sono attrezzati con l'apertura di case vacanze, di agriturismi, anche rispetto, diciamo, a un mettersi in rete con gli altri comuni intorno, per cui tra operatori si ragiona anche in questi termini. Abbiamo uno scalo ferroviario molto importante che ovviamente stiamo cercando di implementare, di rafforzare con delle corsette più ravvicinate, e poi anche con il trasporto pubblico locale di cui Poggio Mirteto è dotato insieme con altri comuni, proprio per facilitare la mobilità. Ecco, mi consenta di terminare con una domanda forse poco giornalistica ma molto nazional popolare. Venendo qua, cosa ci consiglia di mangiare di buono? Beh, diciamo che le caratteristiche enogastronomiche del nostro territorio sono abbastanza conosciute, insomma, la cucina della Sabina, insomma, è abbastanza rinomata, insomma, dalla pasta asciutta, dal pollo con i peperoni, alle lasagne, o anche alla carne ovina, bovina, insomma, ci sono delle filiere molto apprezzate in questo senso, poi sino anche arrivare alla semplice bruschetta con l'olio DOP della Sabina, che insomma è caratteristica e tradizionale dei nostri luoghi. Di che cosa si occupa la sua azienda? È un'azienda vitivinicola che esiste come azienda viticola dal 1990 e come azienda vinicola nel 2003 è stata realizzata la cantina con la quale abbiamo potuto vinificare le aziende prodotte da questo territorio. Ecco, quindi è il vino del territorio quello che produce? Assolutamente, i vini provengono da uve coltivate in questo territorio che è la Bassa Sabina, diciamo, quindi nell'area di Poggio Mirteto e Montopoli, perché la mia azienda è un'azienda, nasce come azienda, come ho detto, viticola, e produciamo le uve in questi due comuni. Ecco, ci sono delle caratteristiche particolari che vi distinguono?
Assolutamente sì, io ho detto che il merito di Tenuta Santa Lucia è stato quello proprio di aver riscoperto un grande vino accanto a grandi oli. Da sempre, almeno nell'ultimo secolo, negli ultimi due secoli, la Sabina era famosa per la produzione di grandi oli, poi riconosciuti DOP, e nessuno si era sperimentato a produrre vini che riuscissero a esprimere tanta piacevolevolezza di questo territorio. Con la realizzazione di Tenuta Santa Lucia si è raggiunto l'apice anche per i vini, tant'è vero che siamo già da diversi anni uno dei 5 grappoli per alcune, insomma, per Bibenda, e così come anche con riconoscimento da Repubblica come tra i migliori vini del Lazio, e soprattutto con una delle dei vini provenienti da vitigni probabilmente non storici nel territorio, perché il territorio dopo la fillossera in effetti aveva abbandonato la coltivazione della vite. Con dei vitigni, ecco, con un Syrah abbiamo raggiunto appunto i 5 grappoli, come il miglior riconoscimento anche da Repubblica, ma anche con altri vitigni che appartengono a questa fascia dell'Italia centrale, come il Pecorino per i bianchi e il Carignano per i rossi, uguale siamo riusciti a raggiungere grandi risultati. Parlava di vino bianco e di vino rosso, quale è più gradito, quale si vende di più? Ma il vino, devo dire che in effetti è gradito per entrambi le tipologie. Chiaramente direi che il vino ha una stagionalità, andiamo più per i bianchi nella stagione calde, perché insomma va servito fresco, e per i rossi insomma il periodo autunnale, invernale. Ecco, vedo molte bottiglie esposte, ci può indicare una caratteristica? Allora, diciamo una cosa, le bottiglie esposte sono diverse perché c'è anche una storicità nelle varie etichette, nelle varie annate. Diciamo che questa, per esempio, è la nostra DOC, Domina Sabina, che appunto rappresenta il Colli della Sabina, il nostro DOC. Ecco, facciamolo vedere. Sì, ed è un rosso, e in questo abbiamo proprio la rappresentazione di quella che era la tipicità del luogo, con Montepulciano e Sangiovese vinificato al 50%, ed è il rosso DOC. Questo è il nostro DOC bianco, uguale anche qui rappresentiamo le indicazioni del nostro disciplinare, con la predominanza di Malvasia, Trebbiano e altra uva bacca bianca, e abbiamo aggiunto della Falanghina, perché qui coltiviamo la Falanghina. Vediamo se ho l'etichetta, qui in questo momento non c'è. Abbiamo anche una Falanghina in purezza che si esprime con tanta eleganza. Poi abbiamo il Pecorino, appunto, eccola, questa è l'etichetta della Falanghina. Poi abbiamo vinificata al 100%, il Pecorino vinificato al 100%. Direi una cosa, la diversità delle varie etichette, ma soprattutto ho voluto mantenere i vini che prodotti con uve al 100%, ha capito, in uvaggio al 100%, proprio per dare l'opportunità di valutare quanta eleganza si riesce a esprimere in questo territorio, quindi conoscere il vitigno al 100% nella bottiglia, e soprattutto vitigno e territorialità.
quindi accanto alla DOC, quindi ho rispettato la DOC. La curiosità è che siamo riusciti anche con un vino spumante che si chiama Gabris, in onore a mia nipote che si chiama Gabriella, e ha realizzato lei l'etichetta, molto particolare, pur essendo una ragazza molto giovane, che esprime anche il messaggio culturale della, vede il riciclo della carta. Ed è un vino spumante prodotto con un pecorino. Devo dire, la caratteristica di questo vino spumantizzato è che nei terziari ha raggiunto delle note molto mielose quasi. Quindi, ok. Ecco, e dove si possono trovare i vostri prodotti? Dove è possibile? A parte acquistare? Qui nel territorio, noi anche le vendiamo direttamente, ma poi attraverso delle distribuzioni, insomma, a Roma in diversi luoghi, come in diversi ristoranti. È un vino che è stato molto apprezzato anche all'estero, America, i paesi del nord, Inghilterra e anche in Cina. Un'ultima cosa vorrei aggiungere, che adesso che si parla tanto di protezione del nostro clima e del nostro pianeta, già da anni noi siamo un'azienda che produciamo l'energia che consumiamo, perché una cantina altrimenti sarebbe un'azienda che inquina molto l'atmosfera. Perché? Perché per mantenere le nostre attrezzature, il freddo, insomma, tutti gli impianti di climatizzazione, andremo a consumare veramente energia. E questa cosa l'abbiamo anche voluta specificare nella nostra etichetta. Produciamo la nostra energia, quindi cerchiamo di essere anche assai protettivi del clima e dell'ambiente. Assessore, e su che è basata l'economia di Forano? Ma allora, il territorio di Forano ha delle attività che sono molto orientate su quella che è lo sfruttamento del territorio, quindi la parte agricola. Ci sono diverse aziende a conduzione familiare che però ci danno la possibilità di dare lavoro a diverse famiglie qui del territorio. C'è molto pendolarismo, quindi comunque persone che poi residenti qui vanno e comunque lavorano a Roma, grazie alla comodità di avere sia l'uscita dell'autostrada a pochi chilometri che la stazione ferroviaria nella frazione di Gavignano. E quindi questo permette comunque sia un facile accesso a Roma, che rimane comunque sia il centro più importante, che dà molto lavoro a diverse famiglie del territorio. E poi ci sono delle attività commerciali che comunque anche quelle danno lavoro a alcune famiglie qui della zona e del territorio. Ecco, stiamo vivendo un momento particolarmente difficile. Com'è la situazione qui per quanto riguarda le scuole o per quanto riguarda in generale tutto ciò che si è preso contro il Covid? È stato un momento difficile, però credo che siamo riusciti a gestire la cosa grazie soprattutto al contributo e alla responsabilità di tutti quanti i cittadini. E devo dire che paradossalmente questo evento ha unito ulteriormente la comunità. Ognuno ha cercato di dare il suo
e quindi diciamo che siamo riusciti a contenere il discorso del Covid. E ci sono stati solamente alcuni casi, ma immediatamente gestiti, grazie soprattutto, come dicevo prima, alla responsabilità delle persone che hanno immediatamente contattato e in completa autonomia si sono messe in isolamento nelle proprie abitazioni. Quindi diciamo che grossi problemi a livello di contagio nella comunità non ce ne sono stati, neanche situazioni di allarmismo, di troppo allarmismo. Per quanto riguarda il comune, abbiamo cercato di gestire la cosa il più rapidamente possibile e grazie all'aiuto dei cittadini siamo riusciti a superare questa prima fase, sperando che la seconda sia meno invasiva della prima, la seconda ondata. E per quanto riguarda le scuole, anche qui abbiamo predisposto tutta quanta la serie di attività proprio per limitare al massimo la situazione dei contagi, e le scuole, benché abbiamo scelto di aprirle con qualche giorno di ritardo, cioè il 24, per il momento sembra che sia tutto quanto nella normalità e tutti quanti stanno seguendo comunque sia le direttive che lo Stato e il Governo ci ha sottoposto. Immagino che lei, come assessore alla cultura e al turismo, sia stato un po' più penalizzato di tutti quanti con questa situazione. Ahimè, purtroppo sì, io in qualità di assessore, ma un po' tutta quanta la cittadinanza, anche perché diciamo che il periodo appena passato estivo era quello di maggior concentrazione di tutte quante le attività legate appunto alla cultura, alle tradizioni. Con tutti gli eventi che di solito occupavano le nostre serate dalla metà di luglio fino alla fine di agosto sono state tutte quante completamente annullate. E questo è un grosso peccato per noi, per i cittadini, ma anche per le tante persone che durante questi eventi vengono a trovarci e a visitarci. Però ci rifaremo il prossimo anno sperando che tutta questa situazione sarà ormai alle spalle come un lontano ricordo. Ecco, quali sono gli avvenimenti più caratteristici? Diciamo quelli più importanti e più storici, parliamo della sagra della pasta asciutta che ha raggiunto, adesso non ricordo bene l'anno preciso, ma oltre la 65esima edizione ogni anno. C'è il comitato delle feste agostane che organizza tutta una serie di attività, di eventi durante il periodo dal 16 di agosto fino al 24, giorno del patrono del paese, e nella frazione comunque sia anche di Cavignano ci sono tante attività con le feste legate a San Giovanni Battista, quindi a feste sacre con processioni, ma anche profane attraverso appunto eventi, concerti e quant'altro, che comunque ci permettevano di essere tutti quanti uniti come comunità tutte quante le sere. Ecco, mi consenta di finire con una domanda poco giornalistica ma molto nazional popolare: che si mangia di buono? Qui ci sono tanti prodotti tipici e sicuramente il cibo è un elemento importante, anche perché oltre che avere grandi cuochi abbiamo così anche prodotti di eccellenza e di qualità. Credo adesso andremo a far visita ad alcune di esse, ma oltre quelle che andremo a visitare ce ne sono tante altre che fanno della qualità e dei prodotti il fiore all'occhiello delle loro attività. Grazie a questo riusciamo veramente a offrire un'offerta culinaria importante e sicuramente di qualità, quindi molto 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 buona. Ristoranti e agriturismi che sono ormai storici, quindi attività di oltre 20-30 anni e che comunque sia sul territorio sono ben conosciute perché la gente ci va e soprattutto ritorna, che è la cosa più importante. Assessore, dove ci ha portato adesso? Allora, ci troviamo all'interno dell'azienda agricola Magrini, un'azienda prettamente per la coltivazione dell'olio. Siamo in compagnia della titolare dell'azienda, Rebecca Magrini, per la sua produzione di olio, l'oro di Nerone. Ecco, quali sono le qualità di quest'olio?
Questo è il famoso olio Sabina DOP, che consiste dell'unione di tre varietà di olivi, che sono il frantoio, il leccino e il moraiolo, che sono appunto le tre varietà principali che vengono utilizzate per fare l'olio Sabina DOP, di cui ci vantiamo anche per il fatto che è stato uno dei primi oli DOP in Italia. Ecco, quali devono essere le caratteristiche di un buon olio? Diciamo che per un buon olio extravergine d'oliva sicuramente l'odore e il sapore, che deve ricordare un po' quello che troviamo in natura, quindi abbastanza vegetale, e sì, insomma, anche il colore è molto importante, che sia un buon verde, giallo, non l'olio di quelli che spesso si trovano al supermercato, che sono quasi trasparenti e che, insomma, già da lì possiamo vedere la qualità dell'olio. Ecco, a proposito di qualità, ci sono oli in commercio a 2,50 euro? Purtroppo ci sono, e possiamo dire che non possono essere considerati oli. Infatti, cioè, olio, ovviamente abbiamo varie distinzioni, abbiamo l'olio extravergine d'oliva, abbiamo l'olio extravergine e l'olio d'oliva, e in base al nome ovviamente la qualità dell'olio cambia. Diciamo che il migliore è l'olio extravergine d'oliva che produciamo noi, che oltretutto è anche bio. Quindi ci sono differenze nella coltivazione fra olio bio e quello naturale? Sì, diciamo, tra quello bio e normale, quindi non bio, principalmente è per i pesticidi che vengono utilizzati, perché in una produzione bio ovviamente i pesticidi sono minori, sono più naturali e quindi danneggiano meno la qualità e le qualità organolettiche dell'olio. Ecco, c'è stato un cambiamento di clima piuttosto repentino in quest'ultimo periodo, ha influito? Diciamo che questo è il periodo delle piogge, che comunque alla pianta fa bene. Speriamo che rimanga abbastanza tranquillo, perché ovviamente pioggia e vento in grandi quantità non sono il massimo un po' per l'agricoltura in generale, e quindi comunque la pianta ha bisogno di acqua e di sole. Senta, dove è possibile trovare, per esempio, a Roma i vostri prodotti? Allora, al momento ancora non siamo entrati nel mercato, perché è un'azienda giovane, abbiamo soltanto 3 anni, e quindi, come potete vedere anche dalla grandezza degli ulivi, sono ancora piccolini, quindi speriamo che il prossimo anno possiamo entrare nel mercato. Quest'anno dovremo riuscire a fare il primo anno di olio bio e quindi poi con il tempo di entrare anche nel mercato, sì. Oltre al bellissimo posto e all'olio, ci troviamo in un posto molto bello, molto particolare, ce lo sa descrivere? Sì, allora, in questa azienda abbiamo la fortuna di avere questa vasca romana, che abbiamo scoperto facendo un lavoro di bonifica inizialmente, quando abbiamo preso l'azienda, perché prima era ricoperta da rovi e da alberi, quindi dalla strada neanche si vedeva. E niente, quindi grazie a questo processo di bonifica abbiamo riportato in vita questa vasca romana, che risale al tempo di Nerone, e grazie anche a vari scavi abbiamo ritrovato che qui c'erano, in questa zona qui dietro alle nostre spalle, c'erano 2 fattorie, e appunto la vasca, che aveva un collegamento diretto di acqua, serviva appunto a servizio delle 2 fattorie che si trovavano qui alle nostre spalle.